questo progetto è un progetto finanziato, un progetto FESTR, che ha come scopo appunto la diffusione della cultura della legalità, e per questo è rivolto agli amministratori e agli amministratori anche alle forze dell'ordine, e a vari temi, tratta vari temi. Una cultura di legalità che deve diventare una cultura quindi di rete, dove ci siano ovviamente sia gli amministratori, ma pensiamo che la cosa pubblica, gli amministratori non risolvono i problemi, e quindi è rivolto in una parte almeno alla cittadinanza tutta, perché l'importanza delle reti è un'importanza fondamentale oggi. Non possiamo pensare che tutto venga dallo Stato, ma dobbiamo pensare che anche i cittadini debbano fare la loro parte. Dobbiamo ritornare all'idea dello Stato come cosa di tutti, come cosa pubblica. Per questo questo progetto ovviamente affronta vari temi. Oggi affronteremo il tema dei beni confiscati, che è un tema molto complesso e che in Calabria ha una enorme importanza, perché proprio attraverso i beni confiscati noi possiamo veramente arrivare a una nuova dimensione del lavoro in Calabria, attraverso la cooperazione, stimolando il lavoro dei giovani. E da questo punto di vista i beni confiscati, sia quelli immobili sia quelli aziendali, potrebbero essere un volano di ripartenza per la Calabria. Una nuova cultura della legalità, la partecipazione dei cittadini, è questo che vi ha spinto a organizzare una grande manifestazione a Catanzaro dopo i tanti episodi criminali che si sono registrati in città? Sì. È stato proprio questo. Abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo. Abbiamo pensato che in questo momento a Catanzaro, prima delle forze dell'ordine, accanto alle forze dell'ordine, accanto alla sicurezza, sia opportuno, anzi necessario, ricostituire un tessuto cittadino, un tessuto che ci faccia sentire tutto di nuova comunità. Vedete, sicuramente vi sono stati tanti attestati di solidarietà, ma sembra che questi attestati di solidarietà siano sempre espressioni di individualità, anche associative. Noi pensiamo invece appunto che bisogna ritornare a un bene comune e intendere la città come una città di tutti, e per questo noi ci siamo lanciati, ma abbiamo avuto l'adesione già di tantissime associazioni per questo incontro in piazza. È un presidio, un incontro in piazza dove ognuno di noi si deve di nuovo sentire parte di questa comunità, perché solo così noi avremo una vera sicurezza della nostra città, perché solo i cittadini, se la sentono proprio, si ritorna veramente di nuovo ad amare questa città, potremmo ridiventare orgogliosi della nostra città. Molti dei beni confiscati alla criminalità non vengono utilizzati. Quali sono le problematiche da superare? Le problematiche sono tantissime. Sono tante, partono già nel momento in cui avviene il primo sequestro, quando ci sono le indagini per rilevare appunto il patrimonio appartenenti alla criminalità. Criticità ci sono nei vari passaggi, dalla magistratura all'agenzia nazionale, quando si passa dal sequestro alla confisca definitiva. Sono criticità che sono insite in un percorso molto complesso che dobbiamo comunque considerare che solo in Italia avviene, perché l'Italia è l'unico paese che si è dotato di una normativa che riesce a colpire in modo così importante i patrimoni delle organizzazioni criminali. Però la legge che permette di fare questo non si completa se non c'è un'azione da parte della società civile e da parte degli enti locali nell'impegnarsi di più al riutilizzo di questi beni, perché molto spesso accade che diventano di proprietà delle amministrazioni locali, però poi non si realizza progettualità, non vengono fatte le assegnazioni, eccetera. Noi come Libera stiamo lavorando tantissimo per un monitoraggio di questi beni su tutta la regione Calabria e cercare di capire la loro consistenza, perché abbiamo dimostrato negli anni, ormai da 20 anni, da quando abbiamo promosso la legge 109 del 96 che permette il riutilizzo sociale, abbiamo dimostrato che è possibile riutilizzare questi beni per dare delle risposte anche ai problemi del lavoro. Tante cooperative sono nate sui terreni confiscati che oggi danno da lavorare tantissime persone, e quindi è possibile. Certo, ci vuole l'impegno da parte di tutti. Ha presentato dei numeri. Dei numeri che sono appunto frutto di questo monitoraggio che noi stiamo facendo in collaborazione con l'agenzia e con le prefetture, e sono numeri che ci danno sicuramente un'idea abbastanza
diciamo critica della situazione, però d'altro lato noi vediamo l'evolversi, un percorso che si sta evolvendo, e il dato che più a noi conforta è che oggi è aumentata di molto la domanda di beni confiscati. A noi ci chiamano tantissime associazioni per chiederci come devono fare per accedere ai beni confiscati. Questo perché le istituzioni ancora non si sono dotate degli strumenti per dare queste risposte. Allora noi come Libera, con l'associazione, cerca di far incontrare questo, la domanda di beni e l'offerta. Quanti sono quelli che non sono assegnati? In Calabria sono stati assegnati più di, in totale su 1600 beni, circa il 30% è ancora in gestione all'agenzia, devono essere consegnati agli enti locali. Ma del 70% che è già nelle proprietà degli enti locali, il 30% di questi è riutilizzato, gli altri sono fermi e sono una risorsa pronta ad essere utilizzata.